e buon proseguimento. Grazie all'ingegner Raschiatore per la sua sintesi, ma soprattutto per la sua grande competenza e per quello che ci ha proposto. Voglio ricordare, insomma, per coloro magari che non conoscessero bene l'ingegner Raschiatore, che lui ha creato un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi innovativi basati sulle tecnologie della visione artificiale e della robotica per applicazioni di automazione industriale, di controllo e gestione dei processi industriali, di informatica applicata alla produzione. Uno di tanti aspetti, poi l'ingegner Raschiatore ha tante altre qualità che svilupperemo magari in un'altra sede. Chi senz'altro ha grandissime qualità è l'ingegnere Angelo Coppola, che dirige un gioiello dal punto di vista tecnologico, qual è chiaramente la Sevel di Val di Sangro, il cuore pulsante dell'economia abruzzese. È davvero un grande vanto per questo territorio poterla ospitare. Comunque, qualche piccola considerazione. Sempre quando si parlava di questi dati forniti in maniera molto interessante dall'ingegnere Raschiatore, voglio anche aggiungere che oltre 32 miliardi di oggetti entro il 2020 saranno connessi ad internet, producendo un terzo dei dati a livello globale. L'avvento dell'industria 4.0 modificherà il normale rapporto di lavoro nei settori manifatturieri, avremo una maggiore flessibilità e anche sui tempi e sui luoghi della produzione. Ma che impatto hanno questi cambiamenti sulle nostre abitudini e come cambia il lavoro all'interno dell'industria, quindi della più importante industria abruzzese? Questo è un quesito che rivolgiamo all'ingegnere Angelo Coppola, che tra l'altro, voglio dire, la Sevel sta anche allacciando una serie di rapporti con il mondo scolastico, quindi anche delle sinergie preziose con il territorio. Speriamo che si possano chiaramente irrobustire anche nel futuro. Ingegner Coppola, a lei la parola, credo che debba andare lì alle GIO, naturalmente anche lei avrà 20 minuti a disposizione. Per questo primo giro di interventi, poi avremo anche un secondo giro. Buongiorno a tutti. Sono Angelo Coppola, il direttore dello stabilimento Sevel di Atessa. Ovviamente vorrei fare un saluto particolare a chi ha organizzato questo forum distrettuale, ovviamente il Rotary Club di Atessa, i governatori, ma in particolare Gian Nicola Marcolongo. Saluto anche l'amico Adriano Spinelli, a cui sono legato da una particolare amicizia. Inoltre un saluto al Comune di Atessa, al Sindaco Nicola Cicchetti, che in questa meravigliosa struttura nuova ospita oggi l'incontro. Un saluto infine particolare ai giovani e a tutti i presenti. Il mio intervento si focalizzerà sugli impatti sociali e su quelli invece industriali connessi con l'introduzione dell'industria 4.0. Però prima di passare al cuore dell'argomento di oggi utilizzerò tre chart, questa è la prima, quella che sta sullo sfondo, per introdurre brevissimamente lo stabilimento Sevel, su cui poi ritornerò per quanto concerne l'impatto proprio dell'argomento di oggi su Sevel. Il plant è costituito da tre grosse unità produttive, si estende per oltre 1.200.000 metri quadri, dà lavoro a 6.300 persone direttamente, ma considerando l'indotto che impatta direttamente sul territorio, quindi estendendosi fino al massimo al Molise, sono legati direttamente all'attività Sevel 12.500 dipendenti. Ogni giorno produciamo oltre 1.170 veicoli commerciali leggeri destinati per l'87% all'Europa, il 13% all'Italia. La forza del nostro prodotto è la complessità. Praticamente in Sevel si riesce a produrre tutto quello che i clienti ci chiedono. Abbiamo quattro macro tipologie di clienti differenti che hanno bisogno di prodotti completamente differenti l'uno dall'altro.
I macro utilizzi sono il lavoro, ma anche il tempo libero. In questa chart c'è qualche numero. Siamo l'unico stabilimento al mondo che riesce a gestire 209 colori esterni, cioè oltre a una gamma simile a quella delle auto, praticamente tutti i principali brand mondiali possono richiederci colori specifici. Ci sono 67 motori, 18 cambi. Tre grossi brand, ovviamente Fiat Professional che fa il 60% dei volumi, ma anche brand come Peugeot e Citroën. Noi praticamente realizziamo 17.000 allestimenti, negli ultimi anni siamo sempre stati in crescita per oltre il 10% e da sola oggi Sevel rappresenta oltre il 13% del PIL dell'Abruzzo. Questa chart invece ci introduce, l'ultima, un po' nel tema di oggi. Si vede praticamente l'alta percentuale in rapporto alla tipologia di industria, 21% di donne, l'età media e l'esperienza lavorativa della media dei nostri dipendenti. Sotto c'è la scolarità. Praticamente i dipendenti sono il nostro punto di forza. In futuro però queste percentuali sulla scolarità cambieranno sensibilmente, perché saranno, come vedremo, sempre più richieste professionalità elevate. Abbiamo assunto negli ultimi 2 anni più di 600 nuovi addetti, tutti diplomati tecnici ed alcuni di essi anche con diploma di laurea. È il mondo che sta cambiando e noi dobbiamo anticipare sempre di più questi cambiamenti. Entriamo nel cuore dell'intervento. Comincio con il passare in rassegna gli elementi principali che stanno cambiando, che hanno cambiato le nostre abitudini nella vita sociale. Poi, dopo questo breve excursus, vediamo che impatto tutte queste cose hanno avuto o stanno avendo nell'ambiente industriale. Un focus su Sevel e poi, infine, quali sono gli elementi per me fondamentali per cercare di gestire nel migliore dei modi questi cambiamenti. Questa abbiamo appena visto da Paolo Raschiatore, un po' praticamente la cronistoria di tutte le rivoluzioni, quindi non mi soffermo oltre: sfruttamento dell'energia del vapore, produzione di massa con l'avvento dell'energia elettrica, terza rivoluzione industriale, introduzione del computer, quarta rivoluzione, l'uso di sistemi digitalizzati, interconnessi attraverso internet grazie anche ai bassi costi di queste tecnologie. Entriamo a questo punto nel vivo dell'argomento. Negli ultimi anni, dopo l'avvento della terza rivoluzione industriale, ovvero l'introduzione del computer ed internet, la nostra vita ha iniziato gradualmente a cambiare. Pensiamo alle più importanti innovazioni che hanno o stanno modificando profondamente le nostre abitudini. L'introduzione di internet, non solo con l'utilizzo dei PC, ma soprattutto con la diffusione di smartphone e tablet che ci permettono di essere collegati 24 ore al giorno. Le app, utilizzando le quali abbiamo sempre a disposizione una massa indefinita di informazioni. Possiamo comunicare, ad esempio, a costo zero con più persone nel mondo attraverso WhatsApp, Skype. Ieri, durante la cena, c'è stata una pratica ed efficace connessione utilizzando proprio Skype. Nell'ultimo periodo, con l'utilizzo di applicazioni per l'acquisto online come Amazon, eBay, solo a titolo d'esempio, si sono moltiplicate in maniera esponenziale tutte le transazioni di acquisto e di conseguenza stiamo utilizzando sempre meno i tradizionali negozi sotto casa. Si è registrata una contrazione drastica di piccoli esercizi commerciali, ma prossimamente, come già stato detto, io a titolo d'esempio ne ho messo un esempio, Dash Button di Amazon, le cose compreranno direttamente altre cose, nel senso che
l'interconnessione di quello è un bottone in cui ancora diciamo diffuso relativamente da poco in Italia, diffusissimo negli Stati Uniti, insomma, opportunamente impostato quel bottone ci fa arrivare a casa dopo due giorni le scorte di carta, pasta, caffè che vogliamo solo con un toccandolo, sfiorandolo. Per prenotare un albergo ormai o una vacanza non ci si rega più da anni in un'agenzia, ma si naviga su siti specializzati quali Booking, TripAdvisor, eccetera. Questi siti ormai hanno annullato tutta un'altra serie di mestieri che invece erano negli anni 70-80, si erano diffusi grandemente. Anche i servizi bancari si stanno evolvendo velocemente. L'e-banking rende possibile la gestione completa del proprio conto corrente, quindi le tradizionali file agli sportelli bancari di un tempo sono ricordi del passato. Sta cambiando anche la movimentazione delle persone nelle grandi città e per i viaggi i taxisti fanno i conti con Uber. Qualche settimana fa tutti i principali giornali parlavano delle grosse problematiche che si riscontravano nelle principali città italiane. BlaBlaCar invece è una piattaforma web di carpooling che opera in 22 paesi e rende possibile viaggi un po' più lunghi. Enjoy invece è uno degli esempi per utilizzare il car sharing all'interno delle città. Ma pensiamo anche alla telediagnostica medica che permetterà un più tempestivo accesso alle prestazioni sanitarie. Inizialmente sviluppatesi per i pazienti impossibilitati a raggiungere le strutture ospedaliere, ma con l'implementazione di questi servizi saranno, se correttamente implementati, garantite maggiormente anche i diritti fondamentali alla salute. Molte cose sono cambiate velocemente, altre stanno cambiando, in alcuni casi lo percepiamo, molto spesso non abbiamo neanche il tempo di valutarne l'impatto, ma immagini come queste che stanno passando sullo schermo, telegiornale, feste tradizionali di paesi, cabine telefoniche a gettoni, mercati rionali, agenzie di viaggio, taxi tradizionali, alberghi tradizionali, banche di una volta, tavoli con giocatori di carte che erano presenti in tutti i bar, queste immagini di un tempo non tanto lontano stanno completamente scomparendo, ma ovviamente devono farci riflettere profondamente. Dobbiamo dominare le nuove opportunità oggi disponibili e utilizzarle per vivere meglio, ma senza farci condizionare da tutte queste. Passiamo ora all'impatto di Industria 4.0 nel mondo del lavoro. Se sta cambiando la gestione, come abbiamo visto, della vita quotidiana, il cambiamento all'interno delle realtà aziendali medio-grandi si fa sentire ancora di più, soprattutto perché è legato alla propria sopravvivenza in un mercato competitivo che è diventato improvvisamente globale. Vi ho appena detto che la Sevel non esisterebbe solo con il mercato italiano e neanche probabilmente con quello europeo di queste dimensioni, perché praticamente si vende in 87 paesi e praticamente solo 150 veicoli al giorno dei 1170 sono destinati ai mercati italiani. La velocità del cambiamento aziendale crescerà sempre di più e la producibilità del successo a lungo termine si accorcerà sempre di più. Quindi le aziende dovranno gestire in real time milioni di dati. L'obiettivo è quello di disporre e utilizzare tutte queste informazioni per prendere decisioni velocemente, ma soprattutto nel modo più accurato possibile. Cosa è successo nell'area manufacturing? Nell'area manufacturing si stanno diffondendo nuovi sistemi di simulazione applicati sia alla definizione dei nuovi
processi produttivi, sia alla definizione dei nuovi prodotti. Ad esempio, in fase di progettazione delle linee, riusciamo ad osservare un volume di cose che alcuni anni fa era assolutamente impensabile. Possiamo visualizzare ogni dettaglio prima ancora di costruire i posti di lavoro nuovi. Così miglioriamo preventivamente qualità e soprattutto ergonomia. Nell'azienda FCA, in cui fa parte la Sevel, queste potenzialità, queste tecnologie sono largamente diffuse. Sono così che, ad esempio, sono nate le nuove linee di produzione nello stabilimento di Cassino ed i nuovi prodotti Alfa Romeo, che sono Giulia e Stelvio. Ma l'Advanced Manufacturing Solution ha già prodotto impatti concreti anche nelle postazioni di lavoro. Basti pensare all'introduzione di terminali per gli operatori. Questi forniscono tutte le informazioni necessarie al lavoro da svolgere, operazioni che sono diversissime molto spesso tra un veicolo e l'altro. Oppure l'introduzione di robot collaborativi molto più autonomi e flessibili, che sono addirittura in grado di interagire non solo fra di loro, ma addirittura con gli uomini. Ma i campi delle nuove tecnologie sono molteplici. Un campo in forte sviluppo, ne abbiamo appena parlato nell'intervento precedente, è la gestione della manutenzione predittiva basata su sensori collegati a macchine e robot. Un tempo praticamente la manutenzione lavorava a guasto con tecniche volte a ridurre al minimo i tempi di intervento. Oggi, individuando i giusti parametri, misurandoli, estrapolandosi, utilizzando appropriati modelli matematici, siamo in grado di definire il tempo residuo prima del possibile guasto. Questo ha un grosso impatto perché possiamo intervenire quando le macchine sono ferme preventivamente, limitando o annullando del tutto le perdite produttive. Ma potremmo parlare a lungo anche dell'ottimizzazione dei consumi energetici, tutta una nuova area in cui consumiamo tutto quello solo che serve, gestendo informaticamente tutti i vettori energetici. Ad esempio, a titolo di esempio, il risparmio energetico di Sevel lo scorso anno su questi vettori è stato di quasi 3 milioni di euro. Ma questo non solo ha impatto economico, ma soprattutto ha decisamente un grossissimo impatto, perché prendiamo meno acqua, miliardi di litri di acqua in meno su base annua, quindi anche impatto ancora più importante sul territorio, minore impatto sul territorio. Negli ultimi anni, ultimi mesi, sentiamo spesso parlare di autovetture a guida autonoma. La materia è vastissima, complessa, ha molti impatti tecnici, molti impatti di sicurezza, molti impatti legislativi. Se ne sente parlare con molta facilità, cioè senza scendere molto nel merito della complessità dell'argomento. Ma fra pochi questa tabella norma a livello internazionale i diversi livelli di automazione, cioè quando si parla di guida autonoma teoricamente si parla del livello 5, cioè si ipotizza che un giorno qualcuno possa stare in una vettura senza conducente, leggendo il giornale o consultando forse un tablet a fianco. Penso sia diciamo, non so se le generazioni in questa sala saranno in grado di vedere questo momento. Io penso invece che fra pochi anni saranno certamente, anche fra pochi mesi, in vendita veicoli con livelli di automazione 3, cioè con guida semiautomatica. Oggi infatti sono già disponibili e commercializzati vetture con livelli di sicurezza 2, quindi con il sistema adaptive che utilizza sensori, radar e video per rilevare se la vettura si sta avvicinando ad un altro veicolo o a un ostacolo, e quindi imposta la frenata e assiste il guidatore. Oppure la Lane Sense Departure, che è il sistema di avviso per l'uscita di corsia, e così via. Tutto questo sarà possibile solo grazie all'evoluzione non solo nel campo della gestione e dell'interazione dei dati, ma anche della sicurezza degli stessi. Ma vediamo infine
come Sevel si relaziona all'introduzione di Industria 4.0. La Sevel, come ho già detto in precedenza, gestisce un prodotto molto complesso e questo però rappresenta la sua forza. Questa slide tecnica, non la voglio spiegare, sintetizza solo a colpo d'occhio la complessità. Ogni 2 settimane produciamo un veicolo uguale. Ma se la complessità di Sevel non è solo rappresentata dal suo prodotto, ma anche da tutto quello che occorre per rendere possibile la realizzazione di questo prodotto. Infatti, per far sì che il materiale, a titolo di esempio, giunga al posto giusto al momento giusto, è necessario che una mole di informazione, un tempo, voglio dire, ingestibile, venga non solo elaborata correttamente, nei giusti tempi e vengono prelevate solo le informazioni necessarie. Per ogni veicolo, infatti, prodotto in Sevel, sono interessati 500 fornitori, 21% in Abruzzo, 55% in Italia, 24% all'estero. Ma i subfornitori sono oltre 4.000. Insomma, per produrre un veicolo bisogna portare in linea, diciamo, ogni giorno 2,5 milioni di particolari e questo attraverso oltre 500 tir, quindi capite bene l'importanza delle infrastrutture. In Sevel anche è applicata la manutenzione predittiva di cui vi ho parlato in alcune aree, perché ad esempio in lastratura che è un reparto, ci sono oltre 720 robot. Come viene gestita, ad esempio, la complessità sulle linee di montaggio? Ogni addetto non solo dispone di un terminale, ma dispone anche di uno smartphone dove sono disponibili specifiche app realizzate proprio per il suo lavoro, per certificare la corretta esecuzione del ciclo e segnalare eventuali piccoli problemi. Per ogni veicolo prodotto ci sono 500 informazioni per ogni veicolo che vengono mantenute per oltre 15 anni. Un tempo questo avveniva in forma cartacea, avevamo, diciamo, reparti di migliaia di metri quadri per tenere questa documentazione. Oggi questo, voglio dire, è ridotto a poche decine di metri quadri. Ma secondo me la parte più importante del mio intervento, dal mio punto di vista, è questa che vi proporrò ora. Proviamo ora a fare un bilancio di quanto, diciamo, ho esposto. Mi sono chiesto ora cosa dobbiamo fare, cioè come dobbiamo comportarci, cosa accadrà. L'azienda è un sistema socio-tecnico. Cosa significa? Cioè, con questo termine si sottolinea l'importanza all'interno del processo delle macchine, ma anche delle persone. Non è sempre vero, come spesso si sente, che investendo molto denaro nella tecnologia a tutti i costi, le aziende che lo hanno fatto hanno poi ricevuto concreti vantaggi sostenibili nel tempo. Infatti, l'innovazione ha molte facce. C'è una innovazione operativa, per il gruppo Fiat si chiama World Class Manufacturing, per la Toyota Lean Production, però ce ne sono varie tipologie declinate. Ormai sono abbastanza standardizzate, c'è l'eccellenza, l'alto livello, ma siamo praticamente a uno standard medio-alto diffuso in tutte le multinazionali. Poi c'è l'innovazione del prodotto, perché è indubbio che un prodotto icona può portare un'azienda dall'oscurità alla fama, ma momentaneamente. L'innovazione strategica invece è quella che in parte vi ho esposto prima, cioè sono i nuovi modelli di business sviluppati, molto dei quali diffusi e implementati grazie alla potenza e all'intuizione e alla potenzialità di Internet, proprio come Amazon, Uber, Google. Ma quella su cui vorrei soffermarmi è l'innovazione manageriale, per creare invece
possibili vantaggi che in questo caso sono difficilmente replicabili. Io penso che la vera rivoluzione industriale si avrà quando tutti ci occuperemo di più della parte socio del sistema sociotecnico, cioè si costruiranno nuove tipologie di organizzazioni dove però le persone, i sistemi, i processi tecnologici lavoreranno in una maniera completamente nuova rispetto ad oggi. Cioè dobbiamo creare un modello di management che promuova, premi e sostenga la creatività e la passione. La tecnologia quindi è un acceleratore, ma non è per me un fatto strategico. Le migliori aziende infatti spesso non hanno introdotto per prima le grandi innovazioni tecnologiche, ma spesso sono state quelle che le hanno utilizzate nel migliore dei modi. Hanno utilizzato l'innovazione per realizzare un prodotto, un ciclo produttivo nuovo, ma soprattutto utile e facile da usare. In definitiva, la tecnologia in sé non è mai stata la causa primaria dell'eccellenza. La tecnologia è comunque una condizione necessaria, ma da solo assolutamente non sufficiente. Ma è ovvio che se cambiano i sistemi con cui ci interfacciamo, devono cambiare anche le mansioni, sia per l'operaio che per il tecnico, sia per l'impiegato che per il dirigente. Ma quindi l'azienda nuova cosa sta cercando? L'azienda cerca un lavoratore creativo, responsabile, coinvolto, che sappia gestire molti dati, che sappia svolgere più operazioni che in passato e che sappia relazionarsi e connettersi, in gergo tecnico, con gli altri. Ma le aziende e i sindacati devono quindi prendere coscienza di questi cambiamenti. La prima, cioè l'azienda, riconoscendo questa evoluzione e dando il giusto in cambio. I secondi devono essere consapevoli che è cambiato proprio il terreno di gioco. Il nuovo terreno di confronto è completamente diverso. Qui penso che in Italia abbiamo molti problemi. Questa evoluzione lavorativa la stiamo già vivendo. L'intervento di prima parlava Paolo Raschiatore di questo forum. Io ve lo ripropongo in maniera focalizzato sull'Italia. Infatti in Italia nel quinquennio 2000, questo è preso dal forum, dal World Economics Forum della fine dello scorso anno, ci parla di cosa accadrà secondo questi esperti nel 2015-2020, cioè quindi cosa già sta accadendo. Quindi a livello mondiale abbiamo visto che il saldo è negativo per 5 milioni di persone, ma è negativo soprattutto per le posizioni amministrative, quindi lavori di ufficio e a basso valore aggiunto. Qui invece questa slide dice che si sta registrando un aumento dei posti di lavoro nel settore dei trasporti, dell'ottimizzazione dei flussi logistici, capite bene, praticamente con lo sviluppo di internet e con la complessità dei prodotti, esempio quello che produciamo da Tessa, è chiaro che si deve sviluppare una logistica integrata, un sistema completamente diverso rispetto ad oggi. Le aree di business cresceranno, le aree finanziarie, le aree tecniche fondate su installazioni, su manutenzioni, l'area dell'informatica, l'area della matematica, perché per sviluppare quel software di cui all'inizio il governatore ci ha parlato bisogna saper gestire i programmi che stanno alla base poi delle app, e tutte le aree ingegneristiche. Si avrà invece una drastica riduzione di tutte quelle aree che sono connesse alle vendite tradizionali, a tutte le aree degli uffici e tutti i lavori amministrativi.
Si ridurranno a parità di volumi addirittura i posti in ambiti produttivi, ma questo dovrà essere compensato dalla maggiore produzione, perché evidentemente sia nel manufatturiero che nell'agricoltura aumenterà la percentuale di automazione. Ma tutte queste cose è previsto che in Italia a parità di perimetro si compenseranno, cioè come si ridurranno alcuni settori così cresceranno altri. Abbiamo visto invece che nella valutazione Worldwide il saldo sarà negativo di 5 milioni e che riguarderà soprattutto i lavori in ufficio. Cosa a questo punto dobbiamo fare? Sono al termine. Abbiamo due approcci, ovviamente. Questo che è proposto in questa slide è l'approccio a breve termine. Nell'approccio a breve termine si deve prendere coscienza che occorrerà formare e selezionare persone con un knowledge tecnologico più importante e soprattutto flessibile. Le amministrazioni pubbliche dovranno cambiare completamente approccio, informatizzare, pianificare, valorizzare le professionalità. Queste dovranno essere le priorità, ce lo dice sostanzialmente il mercato. Le aziende ricercheranno e ricercano persone di talento per gestire proprio velocemente questi cambiamenti che sono già in atto. Nasceranno ovviamente nuove piattaforme di lavoro flessibili e quindi nuove piattaforme di ricerca del lavoro. Cosa invece dobbiamo fare, a mio avviso, nel lungo termine? Ripensare drasticamente tutti gli attuali sistemi di istruzione. I governi con le imprese dovranno lavorare sempre più a stretto contatto con i fornitori di istruzione, scuole e università, per realizzare non le riforme di cui stiamo parlando oggi, ma un vero e proprio piano di studio per il XXI secolo. Occorre incentivare l'apprendimento continuo, perché devono sempre più collaborare governi e aziende per garantire che le persone abbiano in futuro il tempo, la motivazione per riqualificarsi costantemente. E infine la collaborazione fra pubblico e privato sarà necessario che si implementi per sviluppare competenze nuove, ma soprattutto per migliorare efficienza e produttività. Infatti, da anni la burocrazia frena e strozza lo sviluppo industriale nel nostro Paese. Concludo il mio intervento dicendo che ci sono grandissimi cambiamenti all'orizzonte e occorre che noi ci arriviamo preparati. Io penso che con la creatività che contraddistingue le persone che lavorano e abitano nel nostro Paese ce la possiamo fare, ma ce la dobbiamo fare soprattutto perché lo dobbiamo alle nuove generazioni future. Grazie. Grazie all'ingegner Coppola.